Buongiorno a tutti e grazie di essere qui presenti, partecipanti. Allora, io ho una cinquantina di slide, per cui andrò molto veloce ed eventualmente alcuni approfondimenti li lasciamo alla fine, in modo che se qualcuno ha qualche cosa che vuole appunto approfondire, la facciamo alla fine. Dunque vado subito al punto. Innanzitutto, perché parlare di calcinaio, che è un processo tecnologicamente consolidato e che sembra aver già detto tutto per quanto riguarda le nuove scoperte. Seppur vero, comunque, dobbiamo riconoscere che nella maggior parte dei casi le industrie conciarie utilizzano ancora il tradizionale metodo della depilazione riduttiva con solfuro, che funziona ovviamente, che se da un lato risulta affidabile ed efficace, rimane invariata la problematica relativa all'ambiente, che sono sostanzialmente attraverso due parametri, quello dell'aria, odori, pericolosità dell'acido solfidrico e del reflu, che nel caso del calcinaio distruttivo contribuisce quasi al 20% sulla quantità dei fanghi post-depurazione. Gli obiettivi di questo studio sono quelli di trovare una soluzione alternativa per ovviare a questi inconvenienti, oltre che a disporre di un processo più easy, ovvero che operi ad un pH inferiore, ridotto rispetto a quello tradizionale, che permetta di recuperare o meglio riutilizzare, che è la parola più consona, un pelo non idrolizzato intatto. Poi, avere un minor gonfiamento e evitare anche la decalcinazione, un processo che non necessiti comunque di ambienti di reazioni dedicati, cioè bottali, polipropilene o resistenti alla corrosione o dotati di sistemi di raffreddamento. Ok. Allora, lo scopo principale del calcinaio, io qui faccio un remake, no? Devo sostanzialmente riesumare alcune cose riguardo il calcinaio che per molti potranno essere basilari, ma sono propedeutiche per passare poi all'aspetto più innovativo. Allora, il calcinaio è quello di rimuovere ovviamente il pelo. Potremmo suddividerlo in depilazione e ingonfiamento, che solitamente vengono fatti nello stesso bottale, cioè in contemporanea. Il gonfiamento, comunque, bisogna notare che è piuttosto una conseguenza dell'intenzionale apertura e pulizia delle fibre collageniche. Ciò serve a eliminare alcune sostanze indesiderate come le proteine non strutturate e l'epidermide. Si potrebbe esplicitare il calcinaio come un open up, lo chiamiamo in inglese, che è molto esplicativo, per consentire l'eliminazione delle suddette, che ho detto prima, e liberare sostanzialmente anche spazio per le sostanze concianti. E tutto quello che viene dopo nei processi sostanzialmente successivi. Allora, qui ho già dato una piccola slide della soluzione proposta che deriva dalla ricerca, che è una sinergia di più tecnologie, talvolta anche non completamente nuove, è utile comunque ripercorrere alcuni punti essenziali del processo del calcinaio. Il primo obiettivo è quello, ripeto, di provocare una depilazione non distruttiva. Perciò i nostri target sono le sostanze di adesione del pelo e anche
dell'epidermide. Cioè la depilazione con recupero lavora sostanzialmente sulla parete, qui segnata, del follicolo del pelo fino al bulbo e sullo strato malpighiano, cioè di giunzione fra il derma e l'epidermide, lavorando sostanzialmente sulle pre-cheratine, dette anche magari soft cheratine. Ma questo lavoro sulle proteine, sulle cheratine, verrà svolto principalmente dai reattivi che lavorano prevalentemente sul ponte di solfuro delle cheratine, che chiameremo questi prodotti come agenti di taglio, o meglio, sharpening in inglese ancora. Di rasatura e vedremo successivamente come agiscono. Prima, però, mi soffermo sul secondo obiettivo, che è quello dell'apertura, dell'open up, che intendiamo sfruttare però attraverso una via enzimatica. Gli enzimi, come sapete, sono dei catalizzatori biochimici molto selettivi. Nel nostro caso, gli enzimi di interesse sono essenzialmente di due tipologie, di due classi: le proteasi selettive, soprattutto sui proteoglicani, e le lipasi sui grassi. Per quello che riguarda gli enzimi amilasi e amidasi, uno si può risaccare di l'altro, gli altri agiscono sul legame amidico. Sono citati spesso in occasioni magari improprie e probabilmente inutili in questa fase, se non magari nel rinverdimento. Che cosa sono brevemente i proteoglicani? Sono delle sostanze molto complesse, caratterizzate da una parte proteica e una polisaccaride. La parte polisaccaride è un glicosaminoglicano, che vedete sopra, che è contraddistinto da unità di saccaride avente un gruppo amidico in posizione C1. E questi GAGAS, acronimo, si legano al core delle proteine. I proteoglicani sono presenti nei tessuti connettivi e nella matrice extracellulare. Nella pelle, quelle che a noi interessano, i maggiori sono il dermatansolfato, il chondroitinsolfato e il cheratansolfato. Ok? Ecco, questo è un altro particolare proteoglicano, che è l'agrecano, è presente nei tessuti connettivi, ma questa è più che altro un'immagine che vi aiuta a visualizzarne più la complessità, cioè, sono sostanze complesse, di grandi dimensioni anche. Il dermatansolfato invece lo troviamo all'interno del derma, talvolta viene utilizzato come target per calcolare l'avanzamento del calcinaio, perché va a misurare proprio il dermatansolfato che si idrolizza e viene esplicitato in questa slide, viene esplicitato il suo legame con la fibra del collagene. Vedete qui. Grandi novità, io non mi addentrerò molto sugli enzimi, non ve ne sono sulla selezione, su nuovi enzimi, che sostanzialmente ha avuto una sua completezza. E tant'è che nel nostro studio non si intende avere una depilazione e tutto ciò che consente e che serve per il calcinaio agire con i soli enzimi. Grandi novità, però, appunto, non ce ne sono, salvo lo sfruttamento di alcuni ausiliari per aumentare l'efficacia.
sperimentarne la loro efficacia reattiva, come sali, con alcuni sali e alcuni ioni metallici, che non sono del tutto banali. Ci sono stati diversi studi, gli ultimi che, a cui ho assistito anche alle IULTS di Dresda, si è visto come, per esempio, moderate concentrazioni di cloruro di magnesio e cloruro di potassio accelerano la penetrazione e le attività di niti. Oltre ai metalli come il calcio, il magnesio, il potassio stesso, favoriscono un legame più efficace fra l'enzima e il proteoglicano bersaglio target, diminuendo l'energia di attivazione dello stato di transizione. Altro sviluppo testato anche in questa sperimentazione è stata la protezione o l'incapsulamento sullo stato polvere che consente, degli enzimi che consente di mantenerne la stabilità prima della loro applicazione solitamente ovviamente in acqua, permettendo così di essere mescolati con gli agenti che vedremo più tardi di sharpening, no? Molto aggressivi e altrimenti denaturanti. Serve anche per avere un unico prodotto in cui vi sono tutti gli agenti che non si denaturano, che si non compromettono prima di essere utilizzati, cioè uno stoccaggio al magazzino. Il rivestimento può essere di tipo organico, come casco alginato che si scioglie in acqua dopo immissione nell'ambiente di reazione o in organici come la silice, no? Una volta che entra in reazione, entra l'acqua, si separano e l'enzima ha libertà di agire nel proprio ambito. Ma ritornando all'azione primaria dunque per quello che riguarda gli enzimi, hanno questa funzione e vedremo la sinergia con l'effetto sharpening di agenti come il solfuro, che agisce in realtà solo sulle è stato visto solo sulle pre-cheratine, queste soft cheratine. In realtà noi potremmo depilare con sola soda caustica, con sola soda caustica. E si ha idrolisi e completa dissoluzione del pelo, ovviamente, però con delle controindicazioni notevoli, come l'effetto esotermico, quando si aggiunge una base in acqua, o un acido forte, come una base forte, e notevole gonfiamento, per cui si è costretti ad utilizzare grandi quantità di sale, no? Per effetto, per effetto osmotico, il gonfiamento, no? O se no, utilizzare bagni corti, qui c'è anche la controindicazione dell'attrito. Ma funziona, c'è questa difficoltà di controllo. Ricordiamo ancora una volta, forse, come ho detto, che il più comune riducente, quello utilizzato, il sulfuro, la sua azione si esplica solamente sulla corteccia qui del pelo, mentre sul midollo non vi è cheratina. E sulla cuticola, quella più esterna, queste sono harda, no, queste sono troppo resistenti, il sulfuro non ce la fa da solo. Più che altro, quando si ha una riduzione con sulfuro, una depilazione, si hanno dissoluzione di queste scaglie, e poi si libera lo strato sottostante e le piccole particelle di scaglie della cuticola si disperdono, che si disciolgono. Ma sostanzialmente è la soda che lavora in questo caso, non è tanto il sulfuro, in quanto, come ripeto ancora, lavora sulle cheratine più deboli. Ecco, questo è il punto di sulfuro della cheratina. Anche agendo solamente sulle cheratine, è necessario avere comunque un'opportuna condizione per operare una rottura di questo ponte di sulfuro. Ecco, qui schematicamente. Potremmo vedere l'attacco attraverso una reazione di sostituzione nucleofilica dello ione sulfuro attraverso due stadi, con la produzione finale di polisolfuro. Ok?
sinteticamente, cioè potremmo vedere, considerare una reazione redox, da dove la specie che si riduce è la cistina e quella che si ossida è lo ione solfuro o idrogeno solforato, dipende anche qui dalle teorie. Poi vedremo alcuni autori che propongono l'azione piuttosto che dello ione solfuro, ma quella dell'idrogeno solforato. Queste sono probabilmente per alcuni banali, ma è giusto segnare alcune questioni. Per far sì che vi sia effettiva riduzione, molti trascurano il fatto del potenziale, riduzione del ponte di solfuro, il potenziale della specie riducente, che non scegliamo per esempio il solfuro, no? Deve avere un valore sufficientemente basso, perché noi dovremmo considerare le semireazioni come nello standard, come riduzione, sufficientemente basso, cioè il potenziale E1 del riducente dovrebbe essere minore di E2. Okay? Dunque, oltre, però uno potrebbe scegliere il riducente opportuno, ma non deve assolutamente trascurare il fattore pH, cioè il potenziale, abbiamo preso il potenziale standard è 0, ma il potenziale è funzione del pH, e dipende dal pH. Ecco, per esempio, se noi dovessimo considerare, ecco qui ci sono i potenziali standard a pH 12, potremmo scegliere una sostanza riducente come per esempio l'ossido di tiourea, che ha un potenziale di meno 0,61, che è molto efficace, che presenta molti vantaggi innovativi, è stato applicato in diverse forme, a parte il costo, ma non ad esempio il dionito di sodio, perché comunque anche pH elevati ha un potenziale troppo basso. Ok, qui se la specie riducente per esempio fosse, cioè, o consideriamo la specie riducente lo ione solfuro, anche il pH deve essere adeguato. Dato lo sviluppo delle equazioni, per esempio, no, per il solfuro di sodio, possiamo costruire il grafico delle concentrazioni delle specie interessate in funzione del pH. Cioè abbiamo 6 specie, 6 incognite, cioè uguale al numero di equazioni da risolvere a disposizione, da cui possiamo sviluppare la funzione della concentrazione dell'ione. E qui si vede che a pH 13, no, questa riga blu, no, che sale da pH 13, troviamo la concentrazione del solfuro che è superiore al 90%. E soprattutto in queste condizioni possiamo escludere totalmente la presenza del pericoloso acido solfidrico, perché questo, per cui è necessario assicurare anche un pH sufficientemente alto per avere un certo potere, cioè per avere la specie riducente che ha, la specie che ha un certo potere riducente, che tradizionalmente si esplica questo pH con l'utilizzo della calce. Questo pH assicura anche la dissoluzione del pelo e una sua idrolisi o dissoluzione. Brevemente, questo è quello col solfuro, con l'idrosolfuro. Brevemente, una cosa che ho trovato interessante all'ultimo convegno è un accenno anche sugli ultimi studi del meccanismo di reazione, che vede, secondo alcuni autori, un coinvolgimento dell'ione idrogeno solfuro piuttosto che un improbabile ione solfuro, che secondo alcuni studi ha una costante di dissociazione molto più bassa di quella teorica, no? Di 2 per 10 a meno 14, no? Per cui dovrebbe essere inesistente a pH 13 piuttosto a pH molto più alti, 19. Perciò gli autori ipotizzano un meccanismo che coinvolge il solfidrato anziché lo ione solfuro, suggerendo di impiegare il solfidrato di sodio piuttosto che il solfuro di sodio. Eccetera.
L'approccio proposto oggi invece vuole provocare l'effetto sharpening per via ossidativo, a pH moderati, perché abbiamo visto che il pH che scioglie, per non provocare la disfunzione del pelo, poi vediamo anche perché non vogliamo scioglierlo. No? Un esempio veloce di ossidazione sul ponte di sulfuro è quella praticata dal clorato, con formazione della specie ossidata della cisteina, che non è più quella che avevamo vista prima, no? È l'RSO3- rispetto a quella ridotta, è una specie diversa, ma comunque porta alla rottura del ponte di sulfuro. Qui però sono noti gli inconvenienti di questa ossidazione in termini di pericolosità e di tossicità del cloro, del CL2, no? Oltre a quella del clorito che è esplosivo. Un'altra ossidazione ben nota è quella con il perossido di idrogeno acqua ossigenato, no? Che presenta però alcune limitazioni. Innanzitutto è necessario utilizzare una gran quantità di idrossido di sodio, che rappresenta sostanzialmente, poi abbiamo visto, l'agente depilante, è la soda che depila. Infatti il pelo ha le concentrazioni utilizzate, no? Del circa 8%, una soluzione al 30% di soda caustica, viene distrutto completamente anche senza l'utilizzo di acqua ossigenata. Voi prendete un po' di pelo, lo mettete in quelle condizioni, più il pelo si scioglie, più con un tempo sufficientemente discreto. Insomma, questo comporta una certa difficoltà nell'applicazione di un recupero del pelo intatto, cioè di un pelo non intaccato, non idrolizzato. Questo, per esempio, no? Una ricetta di un brevetto si può vincere con concentrazione di soda caustica che è notevole. Come agisce l'acqua ossigenata? Come lavora, no? Qui abbiamo, magari ritorniamo, è un perossido che disulta, ma quello che a noi interessa, cioè che si riduce contemporaneamente, cioè produce due sostanze ridotte e ossidate, è quello che interessa è che agisca come ossidante, a cui è associato un potenziale sufficientemente alto, 1,77, è un signor potenziale. La prima reazione è quella, è favorita in ambiente acido. La seconda è favorita in ambiente basico. In questa considerazione ha alcune perplessità sull'utilità nella rottura del ponte di sulfuro da parte dell'acqua ossigenata, da parte dell'acqua ossigenata nasce spontanea, no? Cioè, come fa? Noi abbiamo visto che lavoriamo in ambiente fortemente alcalino. Per cui forse il meccanismo non è così chiaro, eppure diversi studi scientifici hanno dimostrato che esiste la rottura del ponte di sulfuro con produzione di cisteina per effetto dell'acqua ossigenata. Solamente che tutti gli studi proportano l'utilizzo dell'acqua ossigenata ad elevate pH. Cioè, si associa la produzione di cisteina, dunque la rottura del ponte di sulfuro, all'azione dell'acqua ossigenata. Però non vi è nessuno studio che porta a compimento la rottura del ponte di sulfuro a pH non alcalini. Ok? Anche in questo caso, come il sulfuro, agirebbe solo, comunque, solo sulla radice del pelo e non sul fusto. Addirittura si è ipotizzato un plausibile, effettivamente, effetto protettivo del derma. Altri autori, per dire, insomma, libri di testo, insomma, che sono pietre miliari della tecnologia conciaria, no?
rimane dimostrato che il processo ossidativo provoca una dissoluzione ossidativa maggiore di quello riduttivo e che anzi, se noi acidifichiamo, si avrebbe una ricomposizione del pelo. Questo per capire che si può avere, tarando potenziali e pH, diversi effetti. Però veniamo al punto cruciale, diciamo quello più interessante. Io forse sto andando troppo veloce, ma eventualmente poi riprendo alcune. Quello che abbiamo noi testato, anche se non è una novità ed è esplicitato in numerosi studi, è l'utilizzo del percarbonato di sodio, percarbonato in polvere, che è un agente ossidante molto utilizzato come sbiancante nelle laundry, cioè nelle lavanderie, nelle lavatrici, viene utilizzato moltissimo. Semplicemente sviluppa acqua ossigenata in soluzione acquosa. Cioè, una volta disciolto, porta alla formazione di acqua ossigenata. Anche se dovrebbe, come processo, l'acqua ossigenata, insomma, il meccanismo non è del tutto ben chiaro per quello che riguarda la rottura del ponte di solfuro. In ogni modo, ha rivelato grande efficacia soprattutto a pH inferiore a 13, cioè era questa la base, cioè riuscire a avere sì depilazione completa, no? Con tutti i crismi, però riuscire ad avere un impatto, diciamo, idrolitico il meno possibile, in modo da avere un tatto come se fosse stato strappato quasi. È dimostrato inoltre che questo presenta una stabilità maggiore, cioè se noi lasciamo l'acqua ossigenata tende a decomporsi e a ridurre il suo effetto ossidante. Ed inoltre svolge un'azione tampone a pH 10,5. Cioè abbiamo visto che diverse applicazioni aggiunte, meglio, anche magari erronee, non porta a pH superiori a questo valore 10,5, mentre la calce tampone a pH 13,5 e dunque è un effetto tampone positivo, nel senso che evita di andare oltre, ma questo evita di andare oltre 10 e 5. Però voglio dire, si ha effetto sul ponte di sulfuro o no? Beh, diciamo che la depilazione avviene, cioè l'azione di apertura avviene, ma questo viene fatto in concomitanza con l'enzima, dunque potrebbe essere questo il loro effetto. Però c'è produzione di cisteina, c'è rottura del ponte di sulfuro, perlomeno per quanto riguarda le cheratine più molli. Okay? Funziona anche senza l'aggiunta di soda, no? E senza inconvenienti di esotermia. Ok. Dolce sin fondo, per ora non vi è ancora l'aspetto innovativo che nasce dall'aggiunzione di tutti questi meccanismi prodotti. Quello che sicuramente non è mai stato utilizzato nel calcinaio è anche un sostantivo, un aumento, un aggettivo
aggiunta di un agente che aumenta l'efficacia dell'ossidazione con percarbonato. Allora, il TAED o tetraacetiletilendiammina, che viene utilizzato spesso, non sempre, anche esso nelle laundry, nelle lavanderie, per pulire sostanzialmente, è ecologico e anche economico, nel senso non è che si ha una scheda di sicurezza, ovviamente, però è stato registrato al REACH, è una sostanza, diciamo, appunto registrata, è irritante ma non così impattante dal punto di vista ambientale, comunque tutte le sostanze, e permette di rendere più efficace l'azione del percarbonato attraverso la formazione di una specie che è percarbossimica più reattiva. Sostanzialmente il TAED non è un catalizzatore, perché si consuma, rappresenta anche un costo per quanto riguarda il suo utilizzo. Si consuma, però è efficace nel senso che trasforma la specie ossidante, forse blanda o forse un agente ossidante che lavora in modo completo a pH molto altrimenti alti, in questo caso riesce ad avere una forza maggiore ossidante, e ovviamente sul ponte di solfuro, e rompere questo ponte sostanzialmente. Come lavora questo attivatore? Reagisce con l'anione perossido sostanzialmente generato prima, no, quando si scioglie il percarbonato, ma è meglio che lavori, voi dovete immaginare il prodotto confezionato in cui c'è l'enzima, c'è il percarbonato, c'è il TAED, no? C'è, è tutto, e non solo, poi vediamo anche gli altri additivi, reagisce con l'anione perossido generando il TRI, ok, il TRI, questo lo abbiamo prima qui, e successivamente il diacetiletilendiammina e ovviamente il più forte anione per acetato, no? In quantità stechiometrica, cioè viene consumato tutto il TAED per generare sostanzialmente DAED, DAED al 99%. Cosa anche importante, anche a basse temperature. Okay. Cioè, questo è importante in quanto riesce a lavorare sul supporto, anche cioè, è un catalizzatore in tal senso, non si consuma, ma è un attivatore, ecco, giustamente. Lo chiamiamo bene, e questo dal punto di vista non è mai stato utilizzato per la riduzione del, o meglio in questo caso per l'ossidazione del ponte di solfuro, o esplicitamente per la depilazione sulle cheratine. Vorrei sottolineare comunque che le sperimentazioni hanno evidenziato come le sinergie dell'azione enzimatica e di ossidazione del percarbonato anche attivato siano terminate. Cioè se faccio solo la parte enzimatica o solo la parte sharpening, no, ossidativa, non funziona. Assieme sì. Allora, questa potrebbe essere un'applicazione
No, potrebbe procedere semplicemente in questo modo, con l'aggiunta di un'unica rata. Essendo anche un sistema tampone, non si hanno alcuni inconvenienti di sbalzo di pH, e oltretutto il gonfiamento risulta modesto, ma comunque la pulizia e la depilazione è completa. È completa. Si potrebbe, se in alcuni casi, alcune pelli difficili o particolari, si può comunque procedere dopo separazione del pelo, intatto, e dopo ovviamente svuotamento di tutte le sostanze ossidanti, una tradizionale depilazione ad andare a completezza con il solfuro comunque. Voi vedete qui che la sostanza è costituita da percarbonato, non è solo perché c'è una buona quantità di carbonato e di carbonato di sodio, cioè c'è una gran quantità di alcali blandi a funzione tampone anche. Necessario anche un tensioattivo, in quanto abbiamo visto che si sviluppa una gran quantità di grasso che deve essere riportato in emulsione. Questo abbiamo visto. Poi solfato di sodio, che è un agente di taglio, e altri silicati o metalli che avevamo visto prima. Ad azione coadiuvante degli enzimi, come avevo detto inizialmente, e poi il Tide si genera un pochettino, questo sì. È superfluo, ovviamente, questo citare i vantaggi ecologici di un processo con recupero del pelo rispetto ad uno distruttivo, che sia ossidativo o riduttivo, riguardo i solidi sospesi, COD, BOD. Le sostanze organiche disciolte. Questo è in termini percentuali relativi. Okay. Ovviamente poi le pelli però devono uscire con tutti i presupposti, tutti i crismi, no? Devono essere, ovviamente la depilazione deve essere completa, pulita, devono essere rughe, la pelle deve essere distesa. E deve essere fatta una valutazione anche dopo concia, no? Quindi si vede sia dopo il calcinaio e poi un'immagine esplicativa così di come avviene, di come si presenta la pelle wet blue. Anche qui è necessario che durante il processo ci sia una conseguenziale, o meglio, una contemporanea separazione del pelo, in modo tale che se vi sono agenti che devono lavorare, lavorino laddove servono. Abbiamo detto che il pelo deve, o ci interessa che sia intatto, indissoluto, non indissoluto, indisciolto, non idrolizzato. Mano a mano che il processo continua, c'è un ricircolo del bagno, no? Attraverso un disco strainer classico che una volta esistevano, c'è stato un periodo, poi sono stati tolti tutti, per ragione che nel distretto di Arzignano sappiamo, no? C'è stato alcuni anni in cui si filtrava, tutti filtravano. E per cui sono stati messi a punto dei processi meccanici di pressatura anche di filtrazione e compattazione del pelo. Ok. E ovviamente il riutilizzo dell'acqua. Ecco, anche qui si può porre l'accento che le soluzioni che vengono ricircolate sono aggressive. Sono aggressive, c'è la composizione molto, cioè l'ossidante e la soda ad alta concentrazione, è una miscela molto aggressiva che non vi è in questo trattamento. Ok.
qui un'altra immagine, un'altra sezione, questa su un bottalino, un prototipo. Okay. L'obiettivo finale è quello di ottenere un pelo, reinsisto, non idrolizzato, non intaccato, per svariati motivi. Uno è relativo al fatto che il pelo non idrolizzato si presta ad essere più facilmente lavato, compattato, conservato e trasportato. Una volta che il pelo viene intaccato in qualche modo, va nel grigliato, eccetera, innanzitutto occupa più volume. Sì, puzza anche perché c'è il solfuro, se è stato ridotto con solfuro, però diventa effettivamente uno scarto, meglio rifiuto, cioè non è anche immagazzinarlo, non è così semplice. Mentre nel caso di un pelo che viene lavato durante il processo del calcinaio, per cui alla fine viene filtrato, viene lavato, viene compattato ed esce un materiale di per sé, un prodotto, un sottoprodotto finito sostanzialmente. Il secondo, più controverso, è quello di utilizzare questo tal quale, senza modifiche chimiche e strutturali, tale da configurarlo indiscutibilmente come un sottoprodotto animale e non come un rifiuto. Allora, se per esempio prendiamo una rivalutazione dello scarto in funzione nobile di produzione di cheratina, seppur remunerativa, no, per cosmesi, nel fertilizzanti, biostimolanti, eccetera, è indubbio che dovremmo impiegare ulteriori e diverse quantità di risorse energetiche, acque, attive, perché dobbiamo sciogliere questo pelo, dobbiamo diluirlo, energie, scaldare magari e probabilmente produrre altri scarti, se non magari dei rifiuti. Se prendiamo come riferimento la normativa sui sottoprodotti, questa, il decreto del 13 ottobre 2016, numero 264, penso che ci siano state delle variazioni. Vediamo i requisiti necessari per qualificare un residuo come sottoprodotto e non come un rifiuto. Allora, deve essere appunto un residuo di produzione e non un prodotto, questo è ovvio. Ci deve essere la legalità dell'utilizzo, ci deve essere la certezza dell'impiego che non vada, cioè, a smaltimento. Non ci devono essere impatti, assenti impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana, cioè il sottoprodotto, per esempio, non deve contenere sostanze pericolose, perlomeno deve esserne limitato, che tale impiego sia diretto, ecco, senza trattamenti, salvo che questi non rientrino nella pratica, nella normale pratica industriale. Per quanto riguarda quest'ultima, cito testualmente, che occorre dimostrare che il trattamento non incida o non fa perdere al materiale la sua identità, le caratteristiche merceologiche o la qualità ambientale, o dimostrare che il trattamento non determina un mutamento strutturale delle componenti chimico-fisiche della sostanza o una sua trasformazione radicale. Ok? Cioè se io leggo in questo contesto, se io trasformo il pelo in cheratina, faccio una mutazione, una trasformazione, componente sia chimica, diventa tutta altra roba. Se io prendo invece il pelo e ci faccio, ad esempio, un feltro, faccio solo un'azione meccanica, non ne modifico le sue caratteristiche. Oltre al fatto che sulla certezza dell'utilizzo, se interpreto correttamente, le condizioni della cessione devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di
di una utilità economica, cioè ci deve essere un guadagno di chi produce i sottoprodotti, cioè ci deve prendere soldi, insomma, chi fa ritirare, non è ritirare, altrimenti vuol dire che se ne vuole sbarazzare o disfare, per cui dovrebbe essere un rifiuto, a meno che uno non lo consideri un sottoprodotto, cioè consideri questo sottoprodotto uno dei prodotti della lavorazione conciaria oltre quelle delle pelli, cioè deve cambiare lo statuto e dichiarare codice Ateco, oltre a pelli facciamo pelle o pelle. Ok? Allora, infine alcuni esempi concreti di realizzazione di prodotti con il riutilizzo del pelo, sia nell'antica produzione di feltri con i brillanti, autostinguenti, insonorizzanti, idrodepellenti, eccetera, anche in combinazione con la lana, no, che si lascia non tessere ma cardare. Ricordiamo che il pelo ha un problema, è un vantaggio, un problema in meno rispetto alla lana succida dal punto di vista ambientale. La lana succida, per lavarla, ha necessità di numerose quantità di sostanze sgrassanti, no? Va infatti sottolineato che il pelo intatto possiede delle proprietà speciali innate, quale che la selezione naturale ha impiegato millenni per adattarli come nei suoi usi protettivi, no? Sull'uomo, sull'uomo no, ma sull'animale sì. Perciò per quale motivo distruggere una risorsa così interessante? Altra applicazione nella realizzazione di materiali compositi con sostanze termoplastiche in miscela, e qui svariate applicazioni, impieghi industriali, chi più ne ha più ne ha. Io avrei concluso, se avete domande sono a vostra disposizione.